Buongiorno a tutti da Bruno Pepi. Oggi vi parlo di effetti collaterali vaccino. Quali sono e quando si presentano? Sono molti gli effetti avversi del vaccino anti-Covid-19? Quando c'è da preoccuparsi? I cristiani dovrebbero andare dai medici? Effetti collaterali vaccino Covid-19 quali sono? Effetti collaterali vaccino. Dopo diversi mesi di somministrazione siamo in grado di classificarli tutti, di prevedere l'insorgenza e di capire quando c'è da preoccuparsi. In questo ci aiuta il mensile rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19 emesso da AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco. Secondo l'Agenzia Italiana per il Farmaco sarebbero 204 segnalazioni di eventi avversi ogni 100.000 dosi somministrati, indipendentemente dal tipo di vaccino e dalla gravità del disturbo. Effetti collaterali vaccino, eventi avversi ed effetti avversi. C'è differenza? Facciamo chiarezza su una terminologia spesso confusa che a volte erroneamente racchiude tutto sotto la definizione di effetti collaterali vaccino. L'evento avverso è un qualsiasi episodio sfavorevole che si può verificare dopo la somministrazione di un farmaco, di un vaccino, ma che non è necessariamente causato dall'assunzione del farmaco, dall'aver ricevuto la vaccinazione. La reazione avversa, invece, è una risposta nociva e non intenzionale a un farmaco o a una vaccinazione per la quale è possibile stabilire una relazione causale con il farmaco o la vaccinazione stessa. Per distinguere dunque se siamo di fronte a un evento avverso o a una reazione avversa, dobbiamo valutare se è possibile risalire a un effetto di causalità legato al prodotto medicinale. Non è sufficiente che l'evento sia verificato a breve distanza dalla vaccinazione o dall'assunzione del farmaco. Gli effetti collaterali vaccini sono invece effetti non intenzionali connessi alle proprietà del farmaco o del vaccino, non necessariamente nocivi, che sono stati osservati in un certo numero di persone. Si tratta quindi di possibili effetti noti, verificatisi nel corso del tempo e considerati accettabili, che si risolvono generalmente in tempi brevi. Effetti collaterali vaccino. Quali sono le reazioni avverse? Le reazioni avverse osservate più di frequente durante la campagna vaccinale in corso sono le reazioni locali nel sito di iniezione, per esempio dolore, gonfiore, arrossamento, la febbre, la stanchezza, il mal di testa e i dolori muscolari o articolari. Si tratta di reazioni non gravi, di entità lieve o moderata che compaiono di solito nella stessa giornata di iniezione o nelle 48 ore successive che, seppur fastidiose, si risolvono in poche ore o pochi giorni, spesso senza nemmeno ricorrere a trattamenti sintomatici, antidolorifico o simili. Come per tutti i farmaci, sono inoltre possibili, seppur rarissime, reazioni di tipo allergico fino allo shock anafilattico. Per questo le vaccinazioni vengono eseguite in contesti sicuri, da personale addestrato ed è previsto un periodo di osservazione di almeno 15 minuti dopo la vaccinazione. In casi particolari di allergie accertate da visite specialistiche, i tempi di osservazione possono aumentare fino anche a un'ora. Un altro aspetto di cui si tiene conto è che in seguito all'iniezione si possono verificare anche reazioni di tipo ansioso, con fenomeni vasovagali che vanno dalla sensazione di stare per svenire fino allo svenimento vero e proprio. Per cui il personale presta attenzione a evitare traumatismi da caduta. Sono questi normalissimi eventi psicosomatici riscontrabili in diverse attività mediche e ambulatoriali. Il monitoraggio delle reazioni avverse viene descritto nei rapporti mensili di sorveglianza disponibili online. Effetti collaterali vaccino. Le trombosi tra gli effetti collaterali vaccino più gravi, oltre alle diverse morti sospette di cui qui non ci occupiamo e che indichiamo correttamente come reazioni avverse, ci sono di certo i rari casi di trombosi venose intracraniche accertate che si attestano nella misura di un caso ogni 100.000 prime dosi somministrate e che si tratta nella maggioranza dei casi di persone di età inferiore a 60 anni. Effetti collaterali vaccino. Come evitarli o attenuarli?
Non è possibile evitare del tutto gli effetti avversi comuni, mal di testa, febbre, stanchezza muscolare, eccetera, anche perché variano da soggetto a soggetto e dipendono anche dalla reazione immunitaria del singolo. Alcuni medici consigliano di prendere un farmaco prima e dopo la somministrazione, nel caso specifico paracetamolo, da 3 a 12 ore prima della somministrazione e qualche ora dopo l'iniezione, per attenuare gli effetti simili influenzali noti, e l'utilizzo del ghiaccio nel luogo dove si è avvenuta l'inoculazione. Questo rimedio è però da altri sconsigliato, o unguenti antidolorifici blandi, quale pomate a base di arnica per alleviare i dolori provocati dalla siringa, che comunque scompare spontaneamente nel giro di 12-48 ore. I cristiani dovrebbero andare dai medici? In tutta la Bibbia si fa riferimento ai medici una dozzina di volte. L'unico versetto che potrebbe essere preso fuori contesto per insegnare che non si dovrebbe andare dai medici potrebbe essere secondo Cronache 16-12, il 39° anno del suo regno, Asa ebbe una malattia ai piedi. La sua malattia fu gravissima e tuttavia nella sua malattia non ricorse al Signore, ma ai medici, secondo Cronache 16-12. Ma questo caso particolare è inserito in una panoramica generale sugli ultimi anni della vita di Asa, che aveva voltato le spalle a Dio molto presto nella sua vita. Ci sono molti versetti che parlano di usare le cure mediche, come applicare fasciature, Isaia 1:6, olio, Giacomo 5:14, olio e vino, Luca 10:34, foglie, Ezechiele 47:12, bere un po' di vino, 1 Timoteo 5:23, e utilizzare i balsami, particolarmente il balsamo di Galat, Geremia 8:22. Anche a Luca, l'autore di un Vangelo e degli Atti, Paolo fa riferimento chiamandolo il caro medico, Colossesi 4:14. Marco 5:25-30 racconta della storia di una donna che aveva problemi per una perdita continua di sangue, un problema che i medici non erano riusciti a guarire, sebbene ella fosse stata da molti di loro, spendendo tutti i suoi soldi. Andando a Gesù, ella pensò che se solo fosse riuscita a toccare le sue vesti sarebbe guarita. E così fu. Gesù, rispondendo ai farisei che lo interrogavano sul perché trascorresse del tempo con i peccatori, disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati». Matteo 9:12. Dai versetti precedenti si possono ricavare i seguenti principi. 1. I medici non sono Dio e non dovrebbero essere considerate in questo modo. Talvolta essi sono di aiuto, ma altre volte tutto quello che riusciranno a fare sarà di farci spendere solo soldi. 2. Andare da un medico e usare i rimedi terreni non sono cose condannate dalla Bibbia, ma sembrano invece essere state impiegate in tutta la scrittura. 3. Bisognerebbe cercare l'intervento di Dio in qualunque difficoltà fisica. Giacomo 4:2 e Giacomo 5:13. Egli non ci promette che risponderà sempre nel modo che vogliamo noi, Isaia 55:8-9, ma abbiamo la certezza che tutto ciò che egli farà sarà fatto con amore e pertanto nel nostro migliore interesse, Salmi 145:8-9. Pertanto i cristiani dovrebbero andare dai medici? Dio ci ha creati come esseri intelligenti, dandoci la capacità di creare medicine e imparare a riparare il nostro corpo. Non c'è nulla di sbagliato nell'applicare questa conoscenza e capacità alla guarigione fisica. I medici possono essere considerati un dono di Dio per noi, un mezzo attraverso cui Dio porta la guarigione e il ristabilimento della salute. Allo stesso tempo la nostra fede e la nostra fiducia definitive devono essere in Dio, non nei medici o nella medicina. Come per tutte le decisioni difficili che affrontiamo nella vita, Dio promette di darci sapienza quando gliela chiediamo. Giacomo 1:5. Bene, grazie a tutti per avermi seguito, tante benedizioni, spero che il video vi sia piaciuto e di essere stato abbastanza chiaro. Se avete domande e o suggerimenti, scrivetemi anche sulla mia pagina Facebook di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia, oppure su WhatsApp al numero 339 34 61 889.
Iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, mi trovate col mio nome Bruno Pepi, oppure sul nuovo canale dei Salmi, oppure sul nuovo canale della Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, dove potrete trovare tutti i video precedenti sia nella serie del Vecchio Testamento che del Nuovo Testamento, con i vari personaggi biblici. Bene, grazie a tutti da Bruno Pepi, arrivederci al prossimo video.